come ti è nata proprio così l'intuizione di poter scrivere un testo che tra l'altro io non me l'aspettavo, ma veramente te lo mangi come se niente fosse, perché un paragrafo tira male. Quindi se ci racconti un pochettino, proprio la genesi. Innanzitutto anch'io desidero ringraziare dell'accoglienza e dell'ospitalità dei padri missionari del Preziosissimo Sangue, nella persona del parroco Don Vincenzo, del viceparroco Don Enzo e di Filippo, che guiderà, modererà questo nostro incontro. E per me è un privilegio e un onore essere qui, e chiaramente ringrazio tutti voi qui presenti, amici, conoscenti e anche quelli che non conosco. Spero di poter instaurare con voi anche un'amicizia che chissà un giorno ci incroceremo su altre vie. Allora, questo libro nasce dalle lezioni svolte a scuola con i miei studenti, insegnando religione cattolica al liceo classico Socrate di Bari. Tra l'altro qui abbiamo due degni rappresentanti, miei amici, non sono più miei studenti perché si sono diplomati quest'anno, l'anno scorso scolastico, e sono diventati miei amici, ci chiamiamo ormai per nome. È morto il prof, il titolo, no? Ma rimane invece la relazione, no? Che abbiamo coltivato in questi 5 anni. Per cui loro sanno benissimo che a me piace, tra virgolette, divagare, perché l'insegnamento della religione cattolica è trasversale, è interdisciplinare, non se ne può fare a meno di parlare di altro, anche con la lettera maiuscola, in altre discipline. Per cui ho dedicato, ancora prima della pandemia, a fare delle lezioni, soprattutto con il triennio appunto liceale, primo, secondo e terzo liceo, terzo, quarto e quinto anno dell'alto superiore, perché appunto si fa la Divina Commedia in un anno, l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. E per cui non tutto si riesce a dire con l'insegnante, no, di italiano. Immaginate 5 canti l'anno su 100 canti è il 15%, è il 15% appena di quello che si fa. E di quello che si fa spesso si dà un'interpretazione giusto e essenziale, che è giusto quello che si fa a scuola, ma niente di più. Immaginate, voi tutti sapete che è bastato 2 serate di Roberto Benigni per far innamorare, far riscoprire la Divina Commedia a 10 milioni di italiani, che la domenica e lunedì successivo, nelle 2 puntate, si sono fiondati nelle librerie ad acquistare o oppure a spolverare dalla propria libreria la Divina Commedia. È bastato poco. Poi lui ha girato per tutta l'Italia, cioè. Per cui io ho raccolto, durante poi la pandemia, ho raccolto questi appunti, li ho cuciti tra di loro, prestando particolare attenzione, in modo particolare, alla Sacra Scrittura. Per cui devo dire, nel giro di un annetto ho concepito questo libro, ma in realtà è nato nel giro di un anno, ma era concepito da anni e anni e anni. E nasceva come un percorso interiore. Loro sanno, i miei studenti, che io ho il pallino di insegnare a essere felici. Perché noi siamo nati e destinati per questo, perché siamo venuti al mondo? Per essere felici. E ci piaccia o no, siamo nati per essere eterni, cioè nel momento in cui siamo venuti all'esistenza per sempre. Noi siamo eterni, non finisce qui. Per cui questa è una fase, quella della nostra vita, come è stata una fase quella del grembo materno. C'è una seconda fase che è l'esistenza terrena, ma c'è una terza fase che è l'esistenza, io oserei dire divina, e cioè la beatitudine a cui già voi, chi lo vuole, chi lo desidera, è a portata di mano, può essere già pregustata ora su questa terra, nell'amicizia con il Signore, inevitabilmente, nella comunione con Lui. Perché per Lui siamo stati creati, per Lui ci ha creati, e direbbe Agostino, il nostro cuore non avrà pace finché non riposa in te. Lì consiste la nostra felicità. Per cui proporre Dante non come una lettura a livello
come dire, di letteratura, ma come un percorso interiore alla ricerca della felicità. Questa è la chiave vincente affinché i giovani si potessero avvicinare al cammino dell'eroe, al viaggio dell'eroe che siamo noi, è il viaggio di ciascuno di noi.